lo spettacolo musicale Fui e sono Eddie Redmount, in scena al Teatro Angelo Musco di Catania, Mario Monterosso torna in Italia. Il celebre chitarrista, siciliano doc ma americano di adozione, porta sul palcoscenico, con la regia di Greg, la storia di Eddie Redmount, un ragazzo che lascia la propria terra di origine, la Sicilia, per andare in America in cerca di fortuna. 12 canzoni, incluse nel nuovo album di Mario Monterosso, scandiscono il racconto. In Fui e sono Eddie Redmount si rivive la magica atmosfera degli anni 40 e 50 a suon di musica, blues e swing. Claudio Gregori, in arte Greg, sta realizzando la regia di questo spettacolo di Mario Monterosso. Com'è la regia? Com'è la regia? Poco invasiva, perché lo spettacolo già c'era proprio in tutto. Ho soltanto cercato di enfatizzare quelle che sono le scene, quelle appunto più descrittive o malinconiche, nostalgiche, oppure quelle più grottesche, divertenti, il modo, cioè, di costruire questo viaggio alla ricerca delle proprie radici che fa Mario con questo personaggio di Redmount, e che appunto parte dalla Sicilia per cercare, crede, fortuna in America, e poi dopo si vede quello che succede, però appunto ho cercato appunto di riuscire poi con perché è un teatro piuttosto spartano, quindi con pochi elementi, però di riuscire appunto a caratterizzare bene i momenti narrativi della storia. Il punto di forza di questo spettacolo musicale? È senz'altro la musica, perché è tutta la storia viene raccontata, tutto l'humus, il mood, così parla, una botta in latino, una botta in inglese, dello spettacolo viene raccontato attraverso le canzoni, che poi si sono corredate da alcuni momenti di chiacchierata o sotto forma di monologo, di dialogo con gli altri musicisti, ma sono appunto a corredo, in realtà con la musica e con i testi delle canzoni si capisce tutto quanto l'andazzo. Nello spettacolo si rivive molto l'atmosfera degli anni 40. Gli anni 40 e degli anni 50, sì, questa un'America che poi appunto l'America è ricercata dagli italiani di quell'epoca, era molto dissimile da quella che poi era in realtà, tant'è che appunto gli italiani si ricreavano il loro nucleo italiano all'interno delle città dove andavano ad abitare, sia appunto dalle parti di New York sia dalle parti di New Orleans, quindi questo mini paese che loro ricreavano con tutte con tradizioni che tuttora rimangono ancora più forti lì rispetto a quelle in Italia, che sono praticamente defunte o dimenticate. E quindi c'è tutto questo nello spettacolo. Com'è stato realizzare la regia di uno spettacolo musicale come questo? Beh, appunto, ripeto, è stato piuttosto facile, perché la musica è senz'altro molto più evocativa di mille parole, quindi è bastato appunto appoggiarsi ad essa e cercare appunto di far vivere al meglio i momenti di raccordo che sono quelli verbali. Grazie. Prego. Mario Monterosso da Memphis torna a Catania con uno spettacolo musicale intitolato Fui e sono Eddie Redmount. Allora, quanto c'è di autobiografico? Beh, direi abbastanza, a parte che Edoardo è il mio terzo nome, quindi sostanzialmente racconto di me, perché si parla di emigrazione, alla fine io, perché no, mi definisco anche un emigrato, ma in una cornice temporale diversa, quella di fine anni 40, primi anni 50, per cui racconto tutta una serie di aneddoti reali,
anche un po' romanzati comunque, che mi riguardano, mischiandoli a episodi che riguardano la mia famiglia o comunque situazioni collaterali, ma sempre che mi riguardano, quindi un miscuglio tra passato e presente, ecco perché fui e sono, che alla fine è accaduto, ma accade tuttora, quindi sono stato, sono, non si capisce alla fine, è un viaggio nel tempo. Parliamo del protagonista. Eddie Redmount o Edoardo Monterosso? Eddie Redmount. Eddie Redmount alla fine, no, perché no, è Edoardo Monterosso che decide di partire con questo grande sogno di diventare un chitarrista famoso, perché nasce con questo mito dell'America musicale, perché leggendo di numerosi italiani, in particolar modo i siciliani emigrati che avevano sfondato nel campo della musica, vedi Sinatra, vedi Luis Prima, vedi Dean Martin, vedi Nick La Rocca, che è considerato il padre dello swing italiano, di Sala Parute, emigrato a New Orleans. E quindi cresce con questo mito dell'America musicale, ma cresce in Sicilia, dove ovviamente tutto rimane compresso, quindi in un certo senso, tra virgolette, obbligato a trovare il lavoro ordinario, il classico impiego, e che poi nel tempo diventa, non dico una violenza, ma comunque un ambiente troppo stretto per il suo sogno, per cui decide di mollare tutto, di andare in America, quindi da Edoardo Monterosso nel tempo scopre Eddie Redmount e viene fuori l'anima di Eddie Redmount attraverso una serie di episodi anche simpatici, anche imbarazzanti, anche equivoci, a cui reagisce comunque sempre con una certa ironia. Ecco, questa è una cosa che mi piace sottolineare, perché spesso della Sicilia viene messa davanti l'immagine eccessivamente nostalgica, triste, mentre il siciliano ha una grande componente ironica, caratterialmente parlando, che fa superare tante situazioni. Per cui ho voluto mettere davanti questo aspetto un po' ironico, perché anche per esprimere un concetto triste puoi farlo anche col sorriso, che ad esempio è una cosa tipica del blues. Il blues viene fuori da un contesto storico e sociale tristissimo, tragico, oserei dire, però ti lascia sempre un po' di sorriso, ha una bella attitudine, è quello che ho voluto fare io comunque, perché comunque sto legame tra la Sicilia e lo swing c'è sempre stato, però è andato perduto un po' nel tempo, lasciato lì, invece secondo me merita di essere riportato tanto avanti. Fanno parte dello spettacolo 12 pezzi musicali che scandiscono la vita del protagonista. Sì, in realtà questo spettacolo viene fuori dal disco. Io inizialmente ho registrato il disco 2 anni fa, l'ho sempre tenuto chiuso nel cassetto, non l'ho mai voluto fare uscire perché aspettavo la cornice adatta per tirarlo fuori. A un certo punto è venuto a scrivere comunque dei monologhi che potessero fare da raccordo tra i vari brani, quindi creare una sorta di fil rouge a tutta questa storia e di metterlo in scena. In realtà ho voluto fare una prova a Roma qualche mese fa, che poi sai, le idee su carta sono idee su carta, non sai mai se funzionano, quindi ho voluto fare questa prima romana nel mese di novembre per testare un po' la valenza progettuale di questo spettacolo, e devo dire che ha funzionato, per cui questi 12 brani poi alla fine appunto in un certo senso si autoraccontano, e che poi sono in realtà 12, di cui 11 inediti e una cover. Ho scelto una cover di fine anni 20, che poi fu ripresa negli anni 50 del Elvis Presley, quindi che comunque sto legame con questa città dove vivo adesso, che ovviamente Memphis, Tennessee, che quindi Edoardo Monterosso va a New York, va a Little Italy, io sono andato a Memphis, il sogno di Edoardo Monterosso era Broadway, io sono nato e cresciuto con il rock and roll, quindi sono andato laddove il rock and roll è nato, quindi ecco lì che si mischiano le due cose, anche se il rock and roll nello spettacolo non c'è, forse si intravede nell'ultimo pezzo, ma giusto perché siamo appena arrivati agli inizi degli anni 50. Quindi swing, blues.
tendenzialmente, diciamo che l'impronta principale è quella dello swing, ma risente di tante altre influenze, soprattutto del blues. Grazie. Grazie a te. Ok. Grazie.